Amici di autoappassionati.it, rieccoci nuovi insieme. Quest'oggi ci troviamo ai piedi del Cervino per testare il sistema Q4, cioè la trazione integrale di Maserati. Per farlo abbiamo deciso inizialmente di affidare il volante di questa levante a un pilota campione del mondo rally. Abbiamo lasciato il volante ad Alex Fiorio, campione del mondo rally del 1987, che ci racconterà un po' le sensazioni di guida. Poi guideremo anche noi, ma sicuramente avrei qualcosa da raccontarci di interessante. Ma allora, adesso siamo nella posizione in cui la macchina è veramente molto sicura. Siamo su una pista ghiacciata a Cervinia, dove il terreno è veramente molto scivoloso, e guidandola in ICE la macchina assolutamente non si muove minimamente. Anche facendo delle manovre magari sbagliate, dando giù tutto il gas, la macchina ha una tenuta veramente incredibile. Adesso da ICE passo al normale. In normale l'elettronica è settata come in ICE, però non avviene il cambio di marcia molto presto e quindi c'è un po' più di coppia sulle ruote. La macchina comincia a muoversi leggermente, cosa che sulla strada non avviene, ma qui sul ghiaccio, nelle parti scivolose, se uno esagera un po' con il gas, un pochino di sbandata la macchina la fa, ma molto poco. Vedi che qui appena appena si è mosso il posteriore. Diciamo che anche è aiutato dal fatto che il levante su cui siamo ha il baricentro più basso della categoria. Certamente è la macchina col baricentro più basso e quindi è comunque si guida quasi come una berlina. Adesso passiamo a sport. In sport la macchina comincia a muoversi parecchio e quindi bisogna controsterzare, perché se non controsterziamo potrebbe anche girarsi. Ovviamente questo in terreni molto molto scivolosi, come il ghiaccio in questo caso. Ora invece facciamo ancora un'altra modifica e passiamo in off-road 1. In off-road 1 la vettura si solleva di 2,5 cm. 2,5 cm e trasferisce un po' più di coppia sull'anteriore, quindi in queste situazioni qui di viscido sicuramente si esce un pochino più forte dalle curve, perché si ha più trazione sull'anteriore. E poi nello sconnesso sicuramente è meglio una macchina un po' più alta, ma anche come hanno corso adesso in rally di Svezia, le macchine alte in questi terreni scivolosi vanno molto molto bene, perché rollano di più e quindi hanno un pochino più di grip. E adesso ci siamo cambiati di guida e proverò io a fare quello che ha fatto prima Alex. Che dire, la trazione integrale non è una trazione integrale permanente, cioè non è un 50-50, ma è praticamente sempre al posteriore, ma in caso, come in questo caso, nel caso specifico di fondi molto sdrucciolevoli, riesce elettronicamente a, tramite una frizione, a diventare 50-50. Sì, porta la coppia sull'anteriore e ne porta quanto ne serve, fino al 50% anteriore. E in continua analisi analizza 25 volte al secondo il terreno. Perfetto, partiamo. Caratteristiche di questo sistema è anche la leggerezza, perché pesa solo 60 kg, e la velocità, perché il trasferimento di coppia avviene in 100 millisecondi. Sì, è immediato, praticamente non lo si percepisce nemmeno il trasferimento coppia dal posteriore all'anteriore. Poi sul levante, oltre alle modalità che troviamo anche sulle altre vetture della gamma Q4, c'è la modalità off-road. Abbiamo anche la modalità off-road, che adesso ti metto. Sì. Quindi sentirai che la macchina adesso si alza, avremo un po' più di trazione in partenza di default sull'anteriore, un 10% in più, e quindi l'uscita di curva diventa comunque più performante. Chiaro che nessuno pensa che si farà off-road con un levante, ma qualcuno che magari ha una baita o piuttosto una casa in campagna posizionata in certi posti potrà trovare sicuramente un vantaggio nel poterla raggiungere direttamente con la propria vettura, che fino a qualche anno fa poteva essere impensabile per una Maserati. Certamente, infatti tutte le volte che vado in off-road con dei clienti gli dico:
dico, ma vai pure, schiacci. No, ma è una Maserati. Non chiedere di mettere giù qualche... È una Maserati che va anche fuori strada. La sospensione ad aria è stata voluta apposta perché comunque, avendo 5 possibilità di altezze, se si fosse messa la molla tradizionale sarebbe stato un compromesso, mentre così si ha sempre il setup giusto per ogni altezza che si ha. Trazione integrale che è stata sviluppata 100% da Maserati, quindi non è, un come magari qualcuno poteva pensare inizialmente, è presa da qualche altra vettura del gruppo come Jeep. No, assolutamente, è stata sviluppata insieme alla Magna, con l'elettronica che ha deciso Maserati. Grazie Alex. Di niente, è stato un piacere. Il sistema di trazione integrale Q4 è disponibile di serie su tutte le versioni del Levante, mentre è abbinato al 3000 V6 da 410 cavalli per Maserati, Ghibli e 4 porte. Al prossimo test!